Buongiorno a tutti, sono Maria Sala, dirigente scolastica dell'Istituto Silvio D'Arzo di Montechiomiglia. Il nostro istituto è un istituto che si presenta con anime molto diverse come unico istituto di istruzione superiore della Valdenza. Sulla sede di Montechiomiglia abbiamo il liceo scientifico, indirizzi tecnici del settore economico, amministrazione, finanze e marketing e relazioni internazionali per il marketing, indirizzi tecnici del settore tecnologico, informatica e telecomunicazioni, meccanica e meccatronica, e l'indirizzo professionale manutenzione e assistenza tecnica. Sulla sede di Sant'Ilario d'Enza abbiamo invece il polo grafico, quindi indirizzo tecnico, settore tecnologico, grafica e comunicazione e indirizzo professionale, il nostro professionale grafico, industria e artigianato per il Made in Italy, appunto dell'ambito grafico. L'Istituto Silvio D'Arzo si connota naturalmente, essendo l'unico istituto di istruzione superiore della Valdenza, come scuola del territorio. È quindi un interlocutore sicuramente privilegiato, tanto con gli enti locali quanto con le realtà del settore economico, le realtà del terzo settore che operano sulla Valdenza. Questo chiaramente ci permette di lavorare con dei percorsi che possano risultare particolarmente proficui per lo sviluppo delle competenze che i nostri ragazzi devono spendere una volta usciti nel loro futuro lavorativo piuttosto che universitario. E allora per permettergli di sviluppare quelle competenze è assolutamente necessario che noi sviluppiamo una didattica che sia adeguata, quindi una didattica di tipo laboratoriale, tanto nelle materie curricolari quotidiane, quanto perché possiamo utilizzare i laboratori che sono presenti nelle nostre sedi. E andiamo da quelli che sono 10 laboratori di informatica, dislocati appunto sulla sede di Montecchio e sulla sede di Sant'Ilario d'Enza, da 3 laboratori di elettronica, 3 laboratori dell'area meccatronica, un laboratorio di fisica e di chimica che pur essendo sulla sede di Montecchio vengono utilizzati da ambedue le sedi e un laboratorio di stampa sulla sede di Sant'Ilario d'Enza. Questo naturalmente ci carica anche di responsabilità nel momento in cui noi dobbiamo essere in grado di sviluppare quella progettazione che gli stessi laboratori, ma non solo, ci permettono di sviluppare. E allora se noi dobbiamo sviluppare una progettazione adeguata, dobbiamo anche scegliere quelle che sono le aree di progettazione, che devono essere da una parte volte a supportare quei ragazzi che sono in condizioni di particolari fragilità, o da un punto di vista didattico, o da un punto di vista anche solo psicologico o per difficoltà proprie, e allora andiamo dai nostri corsi di recupero, piuttosto che l'attività rivolta al punto d'ascolto, piuttosto che le attività relative all'inclusione. Ma dobbiamo anche essere in grado di approfondire quegli aspetti che possono consentire ai ragazzi di sviluppare competenze che magari non pensavano di avere. E allora abbiamo scelto di muoverci, ad esempio, con delle attività per i docenti, di docenti madrelingua per tutti i ragazzi, un modulo all'anno dalla seconda alla quinta. Attività volte a sviluppare dei percorsi di internazionalizzazione, perché non si può essere scuola del territorio rimanendo chiusi all'interno di questo territorio. Dobbiamo anche pensare di muoverci e di muoverci verso l'esterno. E allora abbiamo sempre incentivato quelle che sono le mobilità all'estero, quelli che sono i progetti Erasmus, che ci permettono anche di avere questi progetti come attività per i nostri percorsi, per le competenze trasversali e l'orientamento, quella che era l'alternanza scuola-lavoro, che la scuola porta avanti da ben prima che fosse normativamente previsto, quindi da più di 20 anni, e che ci permette di far sì che i ragazzi abbiano dei contatti stretti sia con le aziende che con le attività del terzo settore e che possano capire quello che per il loro futuro è sicuramente il percorso migliore. Non mi resta, dopo questa breve sintesi, che augurarvi di poter scegliere, in un momento così delicato della vita dei vostri ragazzi, di poter scegliere quello che è per loro il percorso migliore. Ma per poterlo fare, lo dico sempre, mi raccomando, visitate le scuole, parlate con gli insegnanti, cercate di approfondire, discutetene, prendete il tempo che vi serve e sappiate che la scuola superiore è sempre a vostra disposizione per tutte le domande che ritenete opportuno fare. Quindi grazie e buona scelta a tutti.